Benvenuti a questa nuova puntata di Fatti Esser Fatti. Il 3 dicembre si è tenuto presso la Bocconi il sesto forum internazionale organizzato dal Barilla Center for Food and Nutrition. È andato per noi Enrico. Come può il WWF interagire con il Barilla Center for Food and Nutrition? È questione di obiettivi, di condivisione di una mission sostanzialmente. Basta pensare molto semplicemente a quello che sarà lo scenario tra qualche decennio e che è uno dei temi poi in discussione in questi giorni, ovvero quanti saremo su questo pianeta. E se già oggi il pianeta non ci basta, potete immaginare che cosa accadrà quando saremo 10 miliardi. Sostanzialmente è questo il percorso comune ed è anche quello di cercare di supportare, dando anche indicazioni di best practice, per esempio, alle aziende produttrici, quello che deve essere un cambiamento sostanziale di modelli. Al WWF c'è ovunque si riesca a fare condivisione di progetti, ovunque si riesca a fare strategia e anche sinergie. E allora come fare a far sì che quella domanda che aumenterà nei prossimi decenni del 70% di risorse alimentari riesca ad essere prodotta, se sarà necessario poi produrla, rispettando quelli che sono i limiti del nostro pianeta, e noi siamo qua per questo, sostanzialmente per dare indicazioni e anche per stimolare riflessioni rispetto ad un tema che non è sempre così chiaro. Agricoltura significa sicuramente sicurezza alimentare, ma deve significare, deve rappresentare anche sicurezza ambientale. Tutto può essere fatto, ma deve essere fatto nei limiti di un pianeta solo, perché solo quello abbiamo. Lo stesso giorno l'associazione studentesca Bocconi Students for Fashion ha tenuto una conferenza sulla fashion industry. Sono andate per noi Fabiola e Francesca. Come la fotografia interagisce tra brand e social? La fotografia non è che interagisce direttamente con il brand, ma interagisce perché è, diciamo, l'ultima parte di questo circuito, nel senso che il fotografo poi è quello che farà pubblicare le foto sul magazine. Di conseguenza brand, blogger, la blogger indossa i vestiti del brand, e se il fotografo decide di pubblicare quella foto, diciamo, il circolo si conclude. Come new media hanno cambiato il mondo della moda? I new media hanno completamente rovesciato i parametri che prima dettavano i canoni estetici della comunicazione nel mondo della moda. È un discorso molto complesso, per dire che vari parametri sono stati toccati. Innanzitutto il tempo, la velocità. Cioè, quello che prima le tendenze, i trend, le nuove mode che i giornali comunicavano con tempi abbastanza dilazionati hanno subito un'accelerazione fortissima. Adesso le tendenze moda si comunicano in maniera fast and go. Si vede la sfilata e immediatamente escono le tendenze. L'hanno cambiati perché c'è stata una democratizzazione dello stile, quindi la strada, lo street style è cominciato a entrare come trend must have nelle tendenze di moda, avvicinando la piazza all'Olimpo della moda, che prima raccoglieva solamente una piccola nicchia di addetti ai settori e di appassionati. Questi fondamentalmente sono i due lati dove questo totale rovesciamento dei parametri della comunicazione è avvenuto. Grazie per averci seguito e alla prossima puntata. Fatti Esser Fatti.